Sono lieto di annunciarvi che finalmente c'è con noi Andrea Di Pre. Ciao Andrea, buonasera. Ma sai che io a sentire queste parole da te pronunciate, perché sai benissimo che io i tuoi video li adoro, li ho sempre adorati, quello del bar, del pelato, eccetera, eccetera, da lì ti ho sempre seguito. Niente, sono qui, devo dire, vedete, ero incazzato perché ho perso un cazzo di telefono, ero ubriachissimo l'altra sera e non solo, sono andato nei locali per cercarlo, però vedendo voi sono contento. Però una cosa importante, qualsiasi utilizzo di sostanze, cioè cerchiamo di non farlo vedere, di non promuoverlo e di non... Guarda, il caprone, io ti devo dire questo, e sono spinto a farlo in conseguenza degli attacchi. Ho visto passare una bottiglia. Questo è un onore, Sì, c'è una ragazza lì con il... Vedi quella coca. No, dicevo, ho visto passare, vedi, io bevo acqua naturale. Fai bene. Buonasera, che volta l'arte mobile stupefacente, veramente, cazzo. Perdonatemi, io, faccio una parete, quando vedo una ragazza così, cioè vedo un'opera d'arte mobile così, io faccio il complimento a prescindere. Io non posso sapere se lei che carattere abbia, se sia buonissima, se sia cattivissima, se sia... No, non importa, è come un quadro. Quello che conta è quello che oggettivamente uno vede, quindi lo stupore è questo. Vero, no, sì. Lo dico perché... E non sono una... Si può dire puttana? Cioè, qualcuno mi dice che lo dice sì, a tutti, sì. Non è vero un cazzo, perché se non è figa non lo dico affatto. Chiaro. A che quadro la paragoneresti? E dai capelli mi sembrava l'impresso di una figura botticelliana, nel senso di dei capelli così aggraziati, eccetera. E a vederla sembra l'opera di un fiammingo, di un artista del fiammingo. Cos'è il fiammingo? Fiammingo, tipo, avete visto la ragazza con... Ecco, io sono convinto che se la ragazza con un chilo di perla avesse, si togliesse il suo copricapo, avrebbe i capelli, sarebbe come lei. Questa è la mia visione. Arrivo subito. Mi muto un secondo, posso portarmi un secondo? Certo, certo. Sì. Niente, Daddy, noi nel mentre cosa... Tu cosa ne pensi di... Ah, ok. Scusami se faccio riferimento alla ragazza che c'è qui presente, ok? Certo. Per me, quando una è top class, top livello, ok? Sì. Io ti giuro, per me è un piacere immenso poter bere, chiedere di bere la sua... Di bere, non addosso, di bere la sua urina, ok? Ma dirò di più, secondo me, un maschio che non beve l'urina della sua femmina, per me... Non è un vero, non l'ama veramente. Altre cose no, perché comunque, ma l'urina esce dalla vagina praticamente. Sì. Vabbè, la merda no. Quello no. Vomiti. Per me, però attenzione, rispetto chi fa quello. Fra persone, ecco, sono contro i pedofili, invece questo sì, perché è proprio una cosa che non ho. E niente, però sul resto giuro di fare quello che vuole. Io ricorderò sempre Sasha Grey, che in un'intervista disse: io per godere devo essere presa a pugni nello stomaco. Ma e uno gli disse: ma non ti vergogni, ma perché devo vergognarmi? Ma cosa cazzo c'entra? Giusto. Se lei piace, è giusto così. Cioè. Ma se io godo tantissimo, se una mi dice godio o ti castro e questa le palle, è bellissimo. Che cazzo me ne frega? Io voglio godere. Giusto, ma è giusto comunque che ognuno... Cioè, ma è giusto far presente le proprie preferenze, i propri fetish, perché almeno così te li puoi vivere, te li riesci a vivere, e se ti piacciono e se sono un qualcosa che vuoi che faccia parte di... Cioè, che fa parte di te, è giusto che tu... Avvocato, una domanda, ma se tipo lei si fa prendere a calci sulle palle da un uomo, la ritiene una cosa omosessuale? Oppure questa no? È una bellissima domanda. Allora, ti spiego cosa c'è. 5 anni fa ero a Ibiza. Ok, a Ibiza mi invitano in una villa bellissima, sopra, bellissima con l'acqua, tutto effetti, una villa alla Berlusconi per intendersi. Arrivo con due tipe, un'americana e una mia amica inglese, e arrivano 7 fighe colossali, ragazze, 7 modelle, tutte pronte per prendermi a calci delle palle in fila. Ok, una arriva col fidanzato. Il fidanzato, appena visto diciamo il primo calcio, siccome aveva capito che io comunque, che per me era una forma di
di godimento. Di goduria. Sì. Andiamocene via. E la porto via. No. Okay? Ragazzi, io quel video, un godimento assoluto, vedereste qua per me. Io ero nudo, non ho fatto un cazzo, non capivo più un cazzo. Ammetto che spesso, quando faccio queste cose, anzi sempre, sono sotto l'effetto della polvere magica. Ok. Per godere di più. Va bene. Tutto va benissimo, la camera era una femmina, pensate. A un certo punto, alla fine, il padrone di casa, il riccone, mi dice: bene, ti ho fatto divertire, signor Di Pre, vero? Adesso però tocca a me, voglio darti un calcio nelle palle. Come? Anche? No, guarda, gli ho detto no, perché alla sua moglie, no, perché mi rovina il fetish, figa. Ci sta. E lui mi fa, anche senza telecamera. Senza telecamera, guarda, gliel'ho fatto, cioè, io l'ho ripreso, stavo sentendo che l'ha fatto solo finto, non vero, solo finto, questo. Poi a tutti i costi voleva quel video, non gliel'ho mai dato, perché, per non rovinare, sai la cosa. In realtà, adesso cosa è successo? Che, prendiamo sempre in riferimento la coppia qui presente di OnlyFans. Se la ragazza lì fosse presente alla scena, e gli disse, sì, dagli un calcio alle palle a lui, lo direbbe, lo farei. Ok. Cioè, se glielo dicessi io? Sì. Ah, perché tipo l'ordine viene mandato da lei? Sì, e lei guarda. Io sono il messaggero, però la mandante... Assurdo. Ah, sì, sta. E lei guarda, ma ti giuro, lo farei. E anche perché, ragazzi, il 31 dicembre di quest'anno, ero a una festa di Capodanno, sì. Figa, arriva a mezzanotte, arriva un bel ragazzo comunque, e mi dice, voglio baciarti in bocca, ti giuro. Mm. Io ho detto, beh, siamo qua in Repubblica Ceca, magari lui mezzo russo, sarà un bacio a stampo. Che succede? Che mi mette la lingua in bocca, ti giuro. Io di colpo ho dovuto reagire e dire, ma che cazzo fai? Cioè, ma in realtà avevo capito subito che questo baciava benissimo. I kiss a boy, I like it. E quindi ti è piaciuto alla fine? Cioè, è stato un qualcosa che rifaresti? Ma sì. No, cioè, alla fine è una cosa fisica. Mi piace la zucchina. Io davanti a voi chiederei a Michelle, dammi un solo calcio in mezzo ai coglioni che mi castri. Ah, è così, cioè. Una domanda, ma è importante che il piede sia nudo oppure con una calzatura importante? Che domanda importantissima. Allora. Io ormai sono a un livello così di esperienza di queste cose che per me se il calcio non è con dei tacchi a punta, e attenzione, dato con la punta, non col collo che non fa un cazzo, con la punta. Ma scusami Andrea, ma una domanda, ma le tue palle come stanno in questo momento? Cioè non hanno tipo delle cicatrici, dei segni, dei lividi ancora? Cioè Io non so come sia farsi, cioè capisco che ti piace tutto, però non crea dei danni alle palle farsi calciare così tanto nelle palle con... Allora, vi racconto anche, ero a Manchester, in Inghilterra, quattro okay. mistress che danno i calci, a un certo punto sento un dolore atroce. Ok. E loro ridevano così, un dolore atroce. Passa un magazziniere e gli dicono, guarda che lui è alcuni infermiere, fatti vedere un attimo. Ok. E lui disse, one of his ball is pop, cioè una delle sue palle è scoppiata. Io non ci credevo, ero incazzatissimo. La tipa ha riso, andavo in ospedale, abbiamo fatto anche il video, l'infermiera gli ha detto, guarda che gli è scoppiato un coglione, gli ha detto a lei, e arriva il medico, io pensavo arrivassi con una dottoressa, loro due, tanto mi arriva un medico di colore, non può dire niente, così, ho detto, vabbè, sì. Non voglio un cazzo, dice, però non mi sono fatto visita, cioè, ammetto una cosa figa, che io quando vengo urlo tantissimo, anche per me, cioè. Non so se produco, cioè dovrei fare... uno spermiogramma. Se produco sperma come prima o no? Così, secondo tanto... me, avvocato, i suoi spermatozoi girano con quella sedia a rotelle. Cioè... Guarda, questa è una frase che drammaticissima,
ma così letteraria. Io sapete cosa voglio fare? Io davanti a Michel, adesso non lo posso, comprerò domani, c'è in farmacia uno spermiogramma. Ok. Dai, ma io sono un maniaco del cazzo. Comunque, ragazzi, è vero, è tutto quello che ho detto. Però fallo sempre di palle. Ma bisogna essere se stessi, Andrea. Non si vergogni di dimostrare, cioè di essere. La palla com'è adesso? È sgonfia? Com'è? È scoppiata alla fine? La rigonfiata? Ecco, c'è cioè, una grande esperta di calcio alle palle. La diva del tubo sta scrivendo. Mi ha scritto: spermatozoi, la sedia a rotelle è troppo forte come cosa. Quindi che è piaciuta la frase. Che cazzo di... La domanda è: ma alla fine quel giorno lì il testicolo era esploso o no? Allora, diciamo questo: che da quel momento ebbi le palle molto grosse. Ok. Beh, per forza, perché sennò per fare questa cosa non puoi non averle giganti. Ecco, solo un giorno una tipa mi disse, toccandole, ma cos'hai, le palle di una mucca? Non sento. Poi però dopo a controllare bene, cioè, non si può. Diciamo questo, che io a bel cazzo tiro ancora e sborro. Ok, quindi ancora è funzionale, va bene. Però ragazzi, non, cioè, è una, comunque è una pratica che sembra che anche dopo pochi calci possa portare all'infertilità, questo sì. In giro il coglione mondiale, campione di... È da voi o da me? No, da me. Tranquillo. tranquillo, non preoccuparti. Cioè, ma scusate, immaginate Michel che si apre le gambe, nuda, okay, e mi dice: ora ti do un calcio che ti castro. Ma secondo te io riesco a dire di no? Non scherziamo su queste cose, ragazzi. Allora, cabrone, faglielo dire. Diglielo bene. Cosa? Cioè, la frase. Sì, sì. Adesso ti do un calcio nelle palle che ti castro. È uscito. Allora Gabrone, ti prego di salvare questo video, certo, a tutti i costi, anche se non lo pubblichi, anche se, cioè io voglio, ti prego, perché giuro che se non ce l'ho io mi cazzo. No, ma è già online, siamo già online, quindi non... ma io non ho registrato, però. Vabbè, te lo manderò io personalmente, te lo mando io personalmente. Non lo cancelli, me lo prometti? Sì, sì, non ti preoccuparti, sì. Poi lo riguarda? Sì. Guarda, se vuoi, aspetta, mi nascondo così potete rifarlo meglio. Aspetta. Ah, dovevo rifarlo. Adesso ti do un calcio nelle palle che ti castro. Cazzo! No. Ma avvocato, non vorrebbe un calcio di presenza a Praga? Te la portiamo, io e Gabrone, veniamo a Praga. Esatto. Le piacerebbe? Ma... guardo subito gli orari subito. Dai, ma che cazzo di meraviglia, ma che figa stupenda, ma che cazzo fate, ragazzi? È una bellissima ragazza, Michelle, sì, indubbiamente. Cioè, irla a Praga. Oh, ragazzi, ma che figa, che meraviglia, che cazzo. E poi, attenzione, vedo che, a parte il cabrone che so che uno aperto a tutto, cioè che, ma il suo compagno, molto intelligente. No, ma non stiamo insieme, sono il suo manager. Vabbè, che non si incazza davanti a queste cose qua. No, per me è pane quotidiano. Quindi scusami, se tu vedessi che lei mi castra, veramente, cosa diresti? Oh, io mi sparo una sega, magari. No. Cioè, perfetto, è perfetto, allora. Che video magico. Che... No, vabbè, spararti una sega, però no, nel senso... No, ma Daddy è molto aperto a tutto, ragazzi, cioè comunque... Però avvocato, le dico solo che stavamo da Gabrone, a un certo punto io gli ho spalancato le gambe, stavo sulla sedia, c'erano altri due, io mi sono messo là a leccarli, là tranquillo, poi c'era Gabrone che ci... Sì, guardava. Sì, poi io ho detto: ragazzi, cioè siete qua davanti a noi, andate sul divano, così almeno noi stiamo qua tranquilli. No, ma io Gabrone, ma tu mi... Cioè, ragazzi... Sì. Solo un attimo, apro, deve andare un attimo a chiamare. Ho capito. Sì, chiami pure il suo amico. Sì. Deve andare un attimo a chiamare l'amico suo, ragazzi. Lo dico già adesso. Io Andrea Di Pre, nato giorno di Trento, il 9/74, dichiara che nel momento in cui farò un video dove riceverò calci dei testicoli da Michel qui presente,
la responsabilità è soltanto e unicamente mia. Sono io che ho chiesto di farlo. Ok, perfetto. Oggi è il 20 gennaio 2022. 22. No, dell'anno 48 dopo di pre. Ma io posso... io posso segarmi nel mentre o le dà fastidio? Bellissima domanda, davvero esperto. Domanda che rivolgo a Michel. Michel, bis Michel, suprema dea Michel. La presenza di... la presenza del suo manager, sì, la eccita o la potrebbe in qualche modo inibire nel fare il gesto? No, mi eccita. Beh, ottimo allora. Sì, 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 sì. Quindi, vabbè, io guarderò con attenzione. Quando esploderà il coglione, io in quel momento... No, ma poi ci siamo mangiati... E tutto verrà filmato, possiamo filmarlo, vero? Come sì, cosa? Certo. Io pure sono pure su Pornhub, quindi tranquillo. Ma potete fare anche una collabo volendo. Ma questo è un regalo. No, ma io non si credo, porco Dio. Non si... Veniamo, io vengo a Praga, avvocato, però dopo andiamo a fare serata insieme. Ti chiedo questo, sei sicuro? Tu, ti chiami, scusami? Daddy. Daddy, sei sicuro, Daddy, che se... Michel mi castra a vita uno o entrambe le palle, tu non dici nulla? Cioè non ti incazzi? Ma i coglioni non sono i miei, avvocato, cioè se fossero i miei se fossero i miei avrei qualcosa da ridire, ma non sono i miei, quindi avrò un piccolo flex nella vita, sarò stato partecipe della castrazione dell'avvocato di Pre, cioè lo metterò sul curriculum. Tu Michelle, Michelle è molto propensa sicuramente, quindi... Andiamo. Michelle, andiamo per fare cosa? Per tirarti un calcio nelle palle, per castrarti. Dai, ma questo... Eh? No, ma questa è una roba. Una... Cioè, cazzo, non resisto più, sono in tilt. Mi hai fottuto le palle e il cervello. Io a questo punto. Michelle, io a questo punto. Sì. Io mi castro i coglioni qui in diretta. No. Secondo voi? Secondo te, Michelle, io cosa faccio davanti a una foto del genere? Beh, bella foto, effettivamente, Michelle. Sì. Provocatoria, poi. Voglio vedere il piercing alla lingua. Fa vedere, bene. Fai vedere un attimo, Michelle, che non ho mai visto manco io. Come no, Gab? Non l'avevo notato, non l'avevo mai visto. Madonna, non posso resistere, mi dispiace, non posso resistere. Gabrone, vuoi che lo faccia qui in diretta? No, ma che cosa? No. Guarda, ti spiego, io appoggio le palle qui. Ma non si può fare, non possono far vedere le palle su Twitch. No, mi castro in un secondo. Ma non si possono far vedere le palle su Twitch. Però avvocato, mi permetta, un evento così importante non pensa che meriti una presenza? Capisce, cioè... Dobbiamo... Sì, ma io come resisto io fino a... Lo so, ma... E dove siete? In che città siete? Torino. Torino, Praga, Pimbo Aereo? Torino, Praga, Primo Aereo. Il Primo Aereo, sono le 11 di sera. Non rispondere a questa domanda mentre sei alla guida. Puttana, non sono alla guida. In questo caso non so risponderti. Dimmi se ti posso aiutare in qualcos'altro. Mi controlli il volo Torino-Praga? Questa funzione non è disponibile. Ma provi a dirgli Torino-Praga al primo autogrill. Torino-Praga al primo autogrill.
Mi dispiace. No. Non riesco a farlo. No, il primo volo. Vuoi chiamare Simone? No. E Giuseppe Simone. Chiama Giuseppe Simone. Okay, Giuseppe. Ma sai che Giuseppe Simone ha messo il mio numero su YouTube una sera? Come mai? Non lo so, perché tipo ha litigato con Pepi Panne. Ah, assurdo. E tu lo sai che mi stai facendo perdere i coglioni? Ah, il linguaggio ampolloso. Prova a dirlo diversamente. Tu lo sai che mi stai facendo perdere i testicoli? Ecco cosa ho trovato online. Cazzo, ma sì, guarda, comunque torno subito nel parlare nel cassetto per... Arrivo subito. Ok. No, faccio il blitz, non me ne frega un cazzo, faccio il blitz. Il blitz? Un momento, pronti, faccio il blitz, scusami. Che cos'è il blitz? No, vedi, volevi vedere la mia casa, giusto? Questa è la parte così. Bella però, cavolo, che casa bella, tutta luminosa. Allora, praticamente... Occhio. Andrea, cosa vuole... Cosa c'ha in mano? Cosa... Ma Gabrone, il tuo canale, quanto conta per te questo canale? Tantissimo, è la mia vita, Andrea, è la mia vita. Quanti soldi? Tantissimo, no Andrea, no, Andrea, calma, ragazzi, calma, ma che... No. Avvocato, guardi i biglietti, organizziamo. Organizziamo, veniamo a Praga, ma non... Io non mi sono mai fatto dare un calcio sui coglioni, se vuole possiamo farlo insieme. Però a me piccolo, cioè... C'è un piccolo... Andrea, davvero, le chiedo, le dico che meglio interrompere qua, davvero. La ringrazio, io le auguro buona serata, va bene? Ti ringrazio, Andrea, è stato davvero un piacere, ti ringrazio. Gabrone, chiudimi subito perché... Va bene, grazie mille, è stato un piacere, Andrea, grazie ancora.